Seduta monotematica del Consiglio regionale di Palazzo Moffa prevista per il prossimo 5 aprile, incentrata sulla crisi del settore edile del Molise. In lizza per le imminenti primarie del centro-sinistra del capoluogo Pentro, Formichelli, Capone e D'Achille. Intanto il generale Giacomo D'Apollonio, simbolo di Fratelli d'Italia, ha illustrato il suo programma politico. Hashtag ci sono anche io, si chiama così la campagna presentata in Molise e promossa dall'onorevole del PD Laura Coccia per la modifica alla legge 91 per la parità di genere nello sport professionistico. Buona domenica a tutti e bentrovati con l'informazione di Molise TV. In apertura parliamo della prossima seduta del Consiglio regionale prevista per il 5 aprile, incentrata sulla crisi del settore edile. Sentiamo. Una seduta monotematica incentrata sulla gravissima crisi che attanaglia ormai da troppi anni il settore edile del Molise, quella a cui sarà chiamata a discutere il Consiglio regionale di Palazzo Moffa il prossimo martedì 5 aprile. Un'immediata convocazione per venire incontro a quelle che sono le richieste del settore delle costruzioni, ribadite da ultimo durante la giornata di manifestazione e riflessione organizzata dall'Associazione Costruttori Edili del Molise lo scorso 21 marzo, fanno sapere da Palazzo Moffa. Tanti problemi sui quali bisognerà puntare l'attenzione, i numeri infatti parlano chiaro e se la matematica non è un'opinione, il settore edile della regione appare dimezzato su più fronti. Per quanto riguarda i lavoratori occupati, si è passati dai 9.814 del 2009 ai 4.410 del 2015, con una massa salariale che nello stesso arco temporale è scesa da circa 70 milioni di euro a 21 milioni. Associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali del settore hanno sempre denunciato il mancato accoglimento delle loro difficoltà da parte dell'amministrazione regionale, soffermandosi poi sul ritardo nei pagamenti delle imprese molto superiore ai 60-90 giorni previsti dalle norme nazionali e la totale mancanza di investimenti in un settore che, dati alla mano, rappresenta una percentuale molto alta del PIL che fa da traino alla crescita del Molise. Comunque le associazioni di categoria fanno sapere che prendono atto del fatto che la richiesta di convocazione di seduta monotematica a distanza di pochi giorni abbia raggiunto un primo risultato, confidando in una decisa accelerazione alle azioni amministrative del governo Frattura. Difatti, per quanto riguarda la ricostruzione post-sisma, il 25 marzo è stata erogata un'ulteriore tranche di 1.470.000 euro circa, per un complessivo di 25 imprese liquidate per un importo di 2.700.000 euro su un totale di 26 milioni di euro incassato dalla Regione a dicembre 2015. Inoltre, per quel che concerne il piano di interventi per la viabilità finanziato con fondi della precedente amministrazione regionale, nella giornata del 30 marzo sono stati concessi i primi finanziamenti per la realizzazione delle opere, finanziamenti per inciso già decurtati dell'1,5% e con il rischio concreto di perdere un ulteriore 15% se entro il 30 giugno 2016 non si partirà con i cantieri. Al momento non c'è alcuna certezza che il Basso Molise possa essere riconosciuto come area di crisi complessa, ma si sa che a Roma se ne parlerà e la speranza è che anche la zona prossima alla costa possa ricevere benefici economici per il rilancio dell'economia. È evidente che anche le attività produttive del Basso Molise stanno vivendo un momento difficile, ha dichiarato il consigliere Filippo Monaco. La decisione da parte della Regione Molise di presentare la richiesta di un'area di crisi ordinaria per il Basso Molise è un passo che poteva anche essere fatto prima, ha denunciato ancora Monaco, che ha poi continuato, si rivela comunque la presa di coscienza dello stato delle cose e l'intenzione di muoversi in maniera opportuna. Ci spostiamo adesso a Isernia e parliamo delle imminenti primarie del centro-sinistra. In lizza Formichelli, Capone e D'Achille. I dettagli nel servizio.
Rita Formichelli, candidato sindaco alle primarie del capoluogo Pentro, è ufficialmente l'aspirante degli onorevoli molisani del PD, Danilo Leva e Roberto Ruta. Ho accettato la sfida delle primarie del centro-sinistra per la città di Isernia, scrive la Formichelli in una nota stampa. Mi candido per cambiare il destino della mia città, per affermare il diritto alla salute dei cittadini, a partire dalla difesa del suo ospedale. Così l'avvocato isernino mostra la sua posizione convergente con i suoi sponsor sul tema più delicato e importante che ormai da mesi ha travolto il Molise. La Formichelli poi si sofferma sui giovani, sull'importanza della ricerca, del lavoro e di nuovi investimenti, tutte parole chiave quasi sconosciute momentaneamente alla regione. Sul movimento civico Officina delle Idee per Isernia, sorto a sostegno di Cosmo Tedeschi, nemmeno una parola. L'ex presidente del Consiglio Comunale, invece, Franco Capone, sarebbe sostenuto dal Centro Democratico Comunità Attiva e Rialzati Molise. Proprio la vicinanza del dirigente scolastico con il presidente del consiglio regionale Vincenzo Cotugno avrebbe spinto Leva a non convergere con il suo nome, ma a puntare sulla Formichelli. Scelta che dai primi rumors avrebbe provocato una reazione furibonda del governatore Frattura, che adesso pare gareggi da solo sulla questione dei piani operativi. Ma per ulteriori dettagli o per smentire qualsiasi diceria o dubbio si attende la conferenza stampa prevista per domani, lunedì 4 aprile, promessa precedentemente dal senatore Roberto Ruta. Tra Tedeschi e Formichelli però pare ci sia un terzo incomodo, si tratta di Maria Teresa D'Achille, candidato apparso finora neutrale fra gli schieramenti contrapposti. Per scoprire dunque chi sarà il vincitore del partito di centrosinistra ormai lacerato, appuntamento al prossimo 17 aprile. Dalla sinistra al partito di centrodestra, in cui il generale Giacomo D'Apollonio, simbolo di Fratelli d'Italia nelle amministrative del capoluogo Pentro, ha illustrato alla città il suo programma politico. Vediamo. Giacomo D'Apollonio, candidato nel centrodestra come primo cittadino di Isernia, che cosa l'ha spinta a ricandidarsi? Ma è la grave situazione della città, la congiuntura in cui sta attraversando la nostra città, la nostra collettività, mi ha spinto con spirito di servizio a ripropormi, a mettermi a disposizione di questa città. Poi c'è stato un percorso, ci siamo convinti di un progetto, avevo messo le mie condizioni per potermi candidare, queste condizioni si sono realizzate nelle grandi linee, ho avuto il sostegno di personaggi politici locali, nonché di un grandissimo numero di cittadini e di appartenenti alla società civile. Questo mi ha convinto che su questo progetto da portare avanti, per cui ho sciolto ogni riserva. È una scommessa che ho fatto con me stesso e quindi sto andando avanti più determinato che mai. Il noto ortopedico Pino Gagliardi nel centro-sinistra, la sua candidatura, che cosa ne pensa? Ma io, Giuseppe Gagliardi, Peppino Gagliardi, ho un'ottima stima come persona, io lo conosco come tale, non lo conosco come politico per la verità, e come professionista, lo conosco come professionista, come medico, specialista, e gode di una grandissima stima. Non so se ci sarà la sua candidatura perché le notizie non sono ancora definitive, per cui ho letto sui giornali della possibile candidatura, per cui aspettiamo gli eventi, insomma, e vedremo. Se vuole anche lui, si vuole mettere in gioco, lo vedremo più avanti. Imprese Rosa qui a Isernia, si farà qualcosa? Ma qui c'è bisogno di imprese di tutti i tipi, perché bisogna rilanciarla questa economia, e questo è un ruolo che l'amministrazione futura dovrà sicuramente sposare, cioè quella di mettere in cantiere idee proprio per dare delle opportunità di lavoro vero, imprese rosa prima di tutto, perché sono all'avanguardia su tante cose, quindi quell'esempio che viene seguito anche Isernia potrebbe essere un volano e una fucina di attività, ma tutta l'economia deve ripartire. È un progetto questo che dobbiamo mettere nel nostro piano, nel nostro programma elettorale, è un programma che dovrà essere molto snello, molto concreto e puntare deciso su alcuni punti, come quello anche del rilancio economico della città.
predisposto un servizio di controllo straordinario del territorio nelle vie del centro di Venafro e zone limitrofe. Ad agire il nucleo investigativo del comando provinciale di Isernia. Il bilancio delle operazioni è quello di una persona fermata per detenzione illegale di stupefacenti. Si tratta di un trentenne della provincia di Caserta che nel corso di una perquisizione personale veicolare viene trovato in possesso di un involucro contenente alcune dosi di hashish. Numerosi posti di blocco istituiti nei punti nevralgici del comprensorio. Accertamenti amministrativi e in materia igienico-sanitaria hanno riguardato invece una decina di locali pubblici di intrattenimento e presso uno di questi i militari hanno denunciato alla competente autorità giudiziaria la titolare, una ventottenne del posto, per aver somministrato bevande alcoliche a persone minorenni. Le nuove barriere di sicurezza stradale di tipo ANAS arrivano anche in Molise. A partire da questo mese prendono il via le prime installazioni. Il servizio. Le nuove barriere di sicurezza stradale di tipo ANAS arrivano anche in Molise. La produzione delle innovative barriere è iniziata ad inizio anno ed a partire dalla prima metà del prossimo mese di aprile prenderanno il via le prime installazioni. A partire dalla strada statale 158 della Valle del Volturno in Molise, che dureranno fino a fine anno per un volume complessivo di oltre 20 milioni di euro, corrispondenti a circa 200 chilometri di nuova installazione di barriere. Una delle peculiarità delle nuove barriere è la presenza di uno schermo di protezione che copre in tutta la lunghezza la parte bassa della barriera ed i pali che la sorreggono. Essa è raccordata nella parte superiore al nastro a tripla onda, che ne risulta rafforzato e nella parte inferiore arriva fin quasi al livello del piano stradale, al fine di ridurre al minimo il pericolo per i motociclisti in caso di incidente. Il Salva Motociclisti quindi collabora anche alla performance della barriera anche per tutte le categorie dei veicoli. Sono barriere stradali di sicurezza innovative in acciaio completamente progettate da ANAS, tra le prime in Italia ad essere continue, ovvero con un profilo senza interruzioni che offre maggiore protezione al momento di un eventuale impatto e ad essere quindi salva motociclisti. L'Italia nel settore della ricerca e dell'innovazione applicata alle strade, in particolare per le barriere stradali, ha sempre avuto una leadership riconosciuta ed ANAS nel corso degli anni ha mantenuto sempre alta l'attenzione sul tema, avviando un'intensa ricerca ed un programma di studi e progettazioni che porterà a breve alla messa su strada di queste barriere innovative. Torniamo adesso a parlare della tragica morte del custode del convitto Mario Pagano di Campobasso, Domenico De Maria. Tanti messaggi di cordoglio giunti in redazione, tra i quali quello del dirigente dell'ufficio scolastico del Molise, Anna Paola Sabatini, che ha così dichiarato: «Si tratta di un episodio inquietante e gravissimo. Se sarà confermato il dolo che ha causato la morte di una persona e messo in pericolo le vite di 35 studenti e 3 educatori che in quel momento dormivano all'interno del convitto Mario Pagano. L'intera comunità scolastica molisana si stringe attorno al dolore dei familiari del custode. Ci spostiamo adesso a Montenero di Bisaccia, dove questa mattina si è discusso dell'imminente referendum sulle trivelle. Un breve excursus per chiarire su cosa gli italiani sono chiamati a decidere. I dettagli nel servizio. Martedì 19 gennaio la Corte Costituzionale ha approvato uno dei 6 referendum antitrivelle chiesti da 10 regioni. Così il 17 aprile gli italiani sono chiamati a decidere sul destino di alcuni pozzi estrattivi che si trovano nei nostri mari. In particolare il quesito riguarda il rinnovo delle concessioni per portare avanti attività di estrazione di gas e petrolio nelle piattaforme che si trovano entro le 12 miglia dalla costa italiana. Votare sì significa affermare questo rinnovo. Allo scadere del contratto non sarà più possibile rinnovare le concessioni anche se il giacimento contiene ancora gas o petrolio. Votare no significa lasciare immutato l'articolo 6,17 del codice dell'ambiente, che stabilisce che nelle piattaforme già esistenti entro le 12 miglia dalla costa le attività di estrazione potranno andare avanti fino all'esaurimento del giacimento.
Oggi in Italia il Ministero dello Sviluppo Economico dichiara che abbiamo 135 piattaforme marine e quelle collocate al di sotto dei limiti sono 92. La risposta referendaria avrà potere di agire solo su queste ultime, tra l'altro solo quando scadranno le concessioni. Tutte le restanti attività estrattive in mare e sulla terraferma continueranno a prescindere dal risultato del referendum. Numerosi dubbi riguardo la sicurezza dei pozzi di estrazione così vicini alla costa, soprattutto per quanto riguarda l'impatto delle attività estrattive sull'ambiente e la biodiversità marina. A riguardo i pareri degli esperti sono molto diversi. L'ultimo rapporto di Greenpeace evidenzia come non tutti i dati delle ispezioni siano disponibili, cosa che limita la trasparenza dei controlli. A dispetto di ciò, resta comunque il fatto che il provvedimento proposto dal referendum si limiterebbe a un numero piuttosto esiguo di piattaforme. Enzo Mesini, presidente e docente della Scuola di Ingegneria e Architettura dell'Università di Bologna, ha sottolineato come eventuali impatti ambientali notevoli si possono avere solamente in caso di gravi incidenti in mare che provochino lo sversamento di petrolio, ma la maggior parte dei nostri pozzi, ricorda, è dedicata all'estrazione di gas metano. Non abbiamo comunque una risposta univoca e pertanto in Italia si continua a discutere. A tal proposito si è tenuto questa mattina a Montenero di Bisaccia un dibattito sulla questione del referendum sulle trivelle. L'appuntamento ha visto la partecipazione di Vincenzo Pietroniro, presidente del Comitato Difesa Salute e Ambiente Molise Fermare le Trivelle, i consiglieri pentastellati Nick Di Michele del Comune di Termoli e Patrizia Manzo, rappresentante del Consiglio regionale. Con loro anche Marco Cataldo del Comitato Trivelle Zero Molise. E restiamo a Montenero di Bisaccia, dove è stata inaugurata la nuova sede dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Un evento molto sentito al quale hanno preso parte, tra le tante autorità civili, religiose e militari intervenute, il comandante della Legione Carabinieri Molise, generale di brigata Vito Paparella, il presidente della Giunta regionale del Molise Paolo Di Laura Frattura e il presidente della provincia di Campobasso Rosario De Matteis. Occorre fare complimenti alla comunità di Montenero di Bisaccia, ha commentato nel corso della cerimonia il generale di brigata Paparella, che ha continuato che questo bel momento costituisca un seme, un germe che poi possa diffondersi. Passiamo adesso allo sport. Hashtag ci sono anch'io, si chiama così la campagna presentata in Molise e promossa dall'onorevole del PD Laura Coccia per la modifica della legge 91 per la parità di genere nello sport professionistico. Vediamo. Hashtag ci sono anche io, questa è la campagna promossa dall'onorevole Laura Coccia, responsabile calcio del Partito Democratico, 30 anni, nata a Roma. L'onorevole del PD ha deciso di scendere in campo, questa volta in prima persona, andando contro ogni stereotipo di bellezza, per spingersi invece verso un ideale di giustizia che rigetti qualsiasi barriera di diseguaglianza, e lo fa promuovendo il suo progetto anche in Molise. In una conferenza stampa presenziata dal consigliere delegato allo sport Carmelo Parpiglia, e a cui non poteva di certo mancare l'emblema dello sport molisano 2016, Pompeo Barbieri. Sport mi ha insegnato che siamo tutti uguali e che non importa come si fa sport, di che colore è la pelle e in che religione credi. L'importante è che sviluppi le abilità residue. Ognuno di noi sa fare qualcosa, bisogna dare la possibilità a tutti di sviluppare quelle che sono le cosiddette abilità residue, facendo sì che ognuno possa trovare dentro di sé le capacità per raggiungere i propri traguardi. L'onorevole Coccia si batte per la modifica della legge 91 per la parità di genere nello sport professionistico, un tema che potrebbe sembrare all'apparenza superficiale, viste le tante altre difficoltà a cui l'Italia è soggetta, ma allo stesso tempo fondamentale perché frutto presumibilmente di un retaggio culturale che si riversa in maniera inconcepibile sulla società. Partendo dalla modifica della legge 91 sul professionismo sportivo, dando la possibilità anche alle donne di essere professioniste. Purtroppo nel nostro paese le donne ancora non sono professioniste e questo crea ovviamente una differenza anche
di accesso e di pratica della sportiva, soprattutto ad alto livello. Penso alle calciatrici, ci sono calciatrici di serie A, ad esempio, che sono costrette a conciliare sport e lavoro, e questo è impensabile nella serie A maschile. Insomma, nessuno penserebbe mai che un calciatore come Marchisio o Chiellini possa saltare una partita di serie A perché ha il turno al lavoro. Ecco, molto spesso invece per le calciatrici di serie A questo è la normalità, e questo vuol dire non avere pari opportunità, e credo nel 2016 sia ora di dire basta. Sport e welfare è il titolo di un'iniziativa prevista per il prossimo 5 aprile a Rimini, perla della Riviera Romagnola, che diverrà il cuore dell'Europa e del mondo che corre in ogni senso. Tutti molisani, i relatori dell'evento. I dettagli nel servizio. Sport e welfare è il titolo di un'iniziativa prevista per il prossimo 5 aprile a Rimini, perla della Riviera Romagnola, che diventerà il cuore dell'Europa e del mondo che corre in ogni senso. Relatori dell'importante iniziativa, oltre ai padroni di casa, il direttore dell'area terza della Regione Molise, dottoressa Alberta Delisio, il responsabile del settore bilancio, il dottor Pietro Notarangelo, e il responsabile dell'ufficio coordinamento delle politiche del lavoro, l'avvocato Antonio Iarocci. Obiettivo dell'evento è quello di sottolineare i numerosi vantaggi che derivano dalla pratica di attività fisica, sia a livello personale che sociale, senza dimenticare i problemi che coinvolgono tale dimensione, fra cui doping, truffe e violenza. Il tutto in considerazione che lo sport deve essere percepito come un fattore importante nelle politiche sociali e nel welfare territoriale. A tal riguardo verrà offerta e illustrata una panoramica dei finanziamenti comunitari a favore di progetti dedicati allo sport e dei fondi diretti e indiretti che l'Unione Europea destina alla cooperazione previste dalla programmazione europea 2014-20. L'UE infatti si impegna nella promozione dei valori positivi legati alla pratica sportiva e sostiene la cooperazione fra i responsabili politici e il dialogo con le organizzazioni sportive. E ancora una folta delegazione di ripalimosani presente invece in questo weekend a Rosario, in Argentina, per un meeting tra le diverse associazioni di molisani. Un raduno legato alla seconda edizione dell'evento Cammina Molise in Argentina, organizzato dall'associazione culturale La Terra. A rappresentare i ripalimosani ci saranno il vice sindaco Luca Mitri e il consigliere comunale delegato al tema Cristian Cristofaro, che ha commentato così: è un momento molto importante per il nostro paese, rafforza il legame fortissimo con i nostri cittadini che, ricordiamo, rappresentano una seconda ripalimosani in quella terra. E adesso passiamo alla cultura. Buon compleanno Teatro Savoia. Cade oggi il 90° anniversario della nascita del teatro situato in Piazza Pepe a Campobasso, indetto un open day straordinario per ammirarne le bellezze. Sentiamo i dettagli nel servizio. È un compleanno molto speciale quello che i molisani si apprestano a celebrare nella giornata di oggi. Il Teatro Savoia compie 90 anni. Era il 3 aprile del 1926 quando venne inaugurato a Campobasso il Teatro Sociale con la rappresentazione della celebre opera di Giacomo Puccini, La Tosca. Divenuto successivamente il Teatro Savoia con il passaggio alla famiglia Colitti, è stato soggetto a restauro dal 1993, anno in cui la provincia di Campobasso ne acquista la proprietà. Dopo i lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, dei servizi igienici, l'installazione di moderne strutture motorizzate, il recupero degli affreschi e delle opere, l'inaugurazione del restaurato Teatro Savoia avviene il 25 marzo 2002 alla presenza del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Oggi il maestoso teatro presenta una zona di ingresso situata in Piazza Pepe, dalla quale si accede al foyer, ove nella parte alta delle pareti sono rappresentati luoghi caratteristici del Molise, oltre che scene di vita quotidiana della popolazione molisana. Dal foyer si può accedere alla platea che, con la sua forma a ferro di cavallo, si estende per una superficie di circa 150 metri quadrati e dai cui lati si diramano le scale per la salita ai quattro ordini di palchi che la sovrastano.
ma nella giornata di oggi un open day straordinario permetterà di visitare anche quelle parti che non sono mai state aperte al pubblico. Attraverso le visite guidate si potranno ammirare da vicino gli affreschi di Arnaldo Delisio, le rinnovate attrezzature, la struttura Liberty dei ferri battuti delle eleganti balaustre, delle finestre e dei balconi e le lampade sul fastigio centrale. Tutti i cittadini molisani oggi possono dirsi felici per questo gioiellino nel cuore di Campobasso, che sembra aver avuto nell'ultimo periodo una grande, nuova ed incredibile storia di vita e di frenetica attività. Dopo periodi di incertezze e crisi dovute ai tagli economici e alle province in bilico, dopo la sospensione della programmazione degli spettacoli nel 2013, dopo prolungati momenti di attesa, si può finalmente gioire dei circa 2 anni di continui successi che stanno riportando il Savoia al suo antico splendore. Così, gli affreschi, le volte, i palchi, i velluti, gli stucchi, il corrimano, il ferro battuto e lavorato sono i cardini di un luogo di incontro dove da 90 anni vibrano le emozioni di attori e musicisti che recitano e suonano sempre dal vivo. E allora, come ha detto la celeberrima attrice Franca Valeri, ci piace il teatro, bella copia della vita. E con questo è veramente tutto per oggi. Grazie per aver scelto l'informazione di Molise TV. Vi lascio al meteo, arrivederci. Il meteo è offerto da... Da Gran Risparmio scoprirai la qualità e la freschezza dei prodotti scelti con cura per te. Inoltre troverai in esclusiva i detersivi alla spina, ecologici e convenienti. Da Gran Risparmio risparmi tu e risparmia l'ambiente. A Corso Bucci 54 a Campobasso. Previsioni del tempo per lunedì 4 aprile. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento serale. Venti deboli, settentrionali in attenuazione, temperature minime in aumento, le massime stabili. Ma vediamole nel dettaglio. Campobasso minima 12, massima 23. Isernia, minima 11, massima 20. Termoli, minima 14, massima 20. Il meteo è stato offerto da... Signora, dico a lei, ha consigli, assegni, spendi e risparmi di Molise TV? Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere.